Bentornati a questo corso di filosofia online su YouTube. E cominciamo parlando appunto dell'amor platonico di Marsilio Ficino. La domanda che sta, come dire, a monte, la domanda che sta a monte di questo contributo video, siamo all'interno appunto del platonismo e dell'aristotelismo rinascimentali. Che cosa fare di Platone e Aristotele? Allora, perché si parla appunto in Ficino di amor platonico? Vediamo un attimo in una lettera al suo amico Giovanni Cavalcanti, storico della famiglia dei Cavalcanti, sì, quella di Guido di Dante Alighieri. In una lettera Marsilio Ficino dice: la bellezza del corpo non consiste nell'ombra della materia, ma nella luce et grazia della forma. Questa appunto metafora della luce luminosa sta a indicare la verità, l'unica verità suprema, che è appunto la verità di Dio, la quale verità però non si ferma solamente, non è indagata solamente dalla rivelazione dalla Bibbia, ma è stata indagata, ci dice Ficino, chiaramente anche da Platone, da Ermete Trismegisto, dagli oracoli caldei, appunto dall'ermetismo. Questo per dire che filosofia e religione, e questo è un punto fondamentale per capire la riflessione ficiniana, filosofia e religione sono in realtà due aspetti della stessa, due facce della stessa medaglia, che è appunto l'unica medaglia, cioè l'unica verità, che è quella appunto data dalla luce di Dio, data dalla luce divina, che nell'ombra, nell'ombratilità della realtà materiale, ogni tanto lancia dei segnali di luce, delle fiammelle, dei fuochi fatui di luce. E sta ovviamente al sapiente, a colui che ha studiato, a colui che ovviamente Ficino, no? Villa di Careggi, Accademia Neoplatonica del XV secolo, finanziata dai Medici appunto per le opere di traduzione in latino di Platone, opera appunto che sarà portata avanti magistralmente da Marsilio Ficino e dal suo entourage di sapienti. È un'opera appunto di sapienti, una visione abbastanza elitaria di non tutto il volgo può accedere a questa verità, ma solamente questa verità può essere afferrabile dal sapiente animato, no? Amor platonico, animato da una eccitazione amorosa, conoscitiva, data anche dagli studi e dalla contemplazione del bello, e qua Platone ha manetta, come si dice in modo gergale, appunto dalla contemplazione della bellezza che la si può trovare appunto negli anfratti della materia. Questa volta parliamo, andiamo a di Ficino, appunto, andiamo a leggere insieme il libro dell'amore, libro dell'amore, e in particolare uno stralcio di questo libro del De Amore. Che rimanda perfettamente il pensiero, rimanda perfettamente una sintesi del pensiero ficiniano. Il trattato sull'amore che Ficino pubblicò come commento al De
Simposio di Platone è un testo assolutamente eccezionale per molti motivi, uno dei quali è appunto il fatto di aver influenzato i pensatori successivi, per retorica, per convenzioni linguistiche e contenutistiche, aver influenzato appunto gli intellettuali europei non solo alla fine del 400, ma per tutto il 500 e anche per alcuni decenni del 600. Le metafore che ogni studioso del Rinascimento incontra prima o poi, come tipiche appunto della civiltà culturale e letteraria rinascimentale, possono appunto, essere ricondotte al, brano che andiamo a leggere, al libro che andiamo a leggere, appunto al De Amore. Inoltre questo testo Ficino ha, voluto porsi appunto come un erede anche di una certa tradizione poetica fiorentina sull'amore, rappresentata magistralmente dal Dolce Stilnuovo di Dante di Cavalcanti. L'opera quindi è frutto di una consapevole alta ambizione e non manca di perseguirla con una eleganza che adesso andremo a vedere. Ficino ha voluto far penetrare appunto la dottrina del cristiana religiosa, che è del 1474, e poi i 18 libri che scrisse della teologia platonica del 1474, ha voluto farli penetrare in ambienti estranei alla lettura del saggio filosofico vero e proprio. Quindi, in questo libro dell'amore c'è una finalità in un certo senso divulgativa. Naturalmente stiamo parlando di divulgazione, non Piero Angela, no? Che può veramente arrivare a te, o Alberto Angela, che possono arrivare a tutti, ma di una divulgazione comunque, divulgazione dove il volgo ha poco a che fare, comunque un volgo erudito, illustre, istruito. Allora, comincia la terza orazione. Ficino mantiene del simposio platonico la struttura dialogica, il dialogo e la molteplicità dei personaggi, però modifica la valenza dei discorsi. In realtà tutti questi discorsi del suo libro dell'amore sono pervasi appunto da una concordia di temi e hanno come obiettivo, come abbiamo testé detto, quello di illustrare la sua filosofia. Capitolo primo, che l'amore è in tutte le cose e in verso tutte. L'uomo per Ficino è meditas, è anima, è copula mundi, è essere a metà fra materia e spirito, e appunto tramite questa eccitazione ispirativa, questa esaltazione amorosa, tramite l'amore, può elevarsi verso la verità che è unica, che è quella di Dio. Tre cose per lo avvenire secondo la mente di Erisimaco. Erisimaco, Simposio di Platone, medico ateniese che appunto interviene per terzo nella disputa d'amore, dove appunto ricorda che l'amore, per non divenir morbo, ragiona appunto con metafore mediche, per non divenir morbo deve essere equilibrato, se no, no, si salta all'amore morboso, che è quello dell'Orlando furioso. L'amore deve essere equilibrato, come devono essere equilibrati nel corpo gli umori, secondo la teoria ipocratea, galenica, dei quattro umori. A proposito della teoria ipocratea e galenica, abbiamo fatto un video apposta sulla medicina nel Rinascimento e quindi vi suggeriamo, se volete approfondire questo tema, di andarlo a ricercare. Tre cose per lo avvenire secondo la mente di Erisimaco si debbano trattare. Prima, che l'amore è in tutte le cose e per tutte si dilata. Seconda, che di tutte le cose naturali l'amore è fattore e conservatore. Terza, che di tutte le arti egli è maestro e signore. Tre gradi di cose nella natura si considerano. Ah, importantissimo, perché
perficino la realtà è graduale, è gerarchica, ma ogni ordine di realtà, ogni ordine di gradazione è collegato in modo inscindibile, in modo irreparabile, in modo incontrovertibile da questa copula, che è una copula unione, da questa copula mundi, che è l'anima. Da questa l'anima quindi è una virtù, è una facoltà che unisce perficino la realtà. Una realtà graduale che vi ricordiamo essere così composta in cinque livelli. Il livello più bruto, quello della materia, che perficino, come anche per Plotino, per Averroè, è un sostrato informe pieno di attributi. Poi si sale dalla materia alla qualità, dalla qualità all'uomo, dall'uomo agli angeli e fino ad arrivare a Dio. Vedete, l'uomo sta proprio è a metà fra la materia e Dio e sta a unificare, appunto, l'anima dell'uomo, sta a unificare natura e spirito. Allora, tre gradi di cose nella natura si considerano superiori, inferiori e quali? Le superiori sono cagioni delle inferiori, cioè causano le inferiori. Le inferiori sono opere delle superiori, cioè sono prodotto delle superiori. Le cose quali hanno tra loro una natura medesima. Le cagioni, le ragioni amano le sue opere come sue parti e immagini. Le opere desiderano le sue cagioni come conservanti. Quelle cose che sono equali apportano amore reciproco tra loro, siccome membri di un corpo, siccome membri di un corpo medesimo. Quindi le cose superiori amano le inferiori come loro opere. Le inferiori amano le superiori come loro cause e tra le cose che appartengono allo stesso grado, l'amore si manifesta come concordanza, come accordo. Esempio delle superiori, appunto Dio che ama gli uomini, esempio delle inferiori è appunto l'amore che il corpo ha per l'anima, tanto che non la vuole abbandonare quando alla morte, alla fine, no, per l'amore concorde, l'amore tra i simili, appunto c'è la cooperazione tra gli animali della stessa, specie. E però il Dio con benevolenza governa gli angeli e gli angeli insieme con Dio governano l'anime, l'anime con costoro insieme per naturale amore reggono i corpi, e in questo l'amore dei superiori agli inferiori chiaramente si vede, l'amore di Dio è lì, è certo. L'esistenza della verità unica è certa. Ancora i corpi volentieri si congiungono all'anime loro e da quelle malvolentieri, malvolentieri si partono. Infatti, a parte i suicidi, gli altri che hanno motivazioni come dire, più o meno comprensibili, però normalmente come dire, il corpo lascia malvolentieri l'anima. Ricordiamo che qui già vediamo una differenza fra Ficino, per esempio, Aristotele o Tommaso d'Aquino. Per Aristotele, per il maestro di color che sanno, l'uomo è un'unione, un sinolo di corpo e anima. Ma gli aristotelici con questa unione arrivano poi addirittura a un'estremizzazione, tanto da negare l'immortalità dell'anima. Per Ficino questo è impensabile, l'uomo è uno spirito incarnato, è uno spirito che si incarna e l'anima è indipendente dal corpo, l'anima è immortale per Ficino. Gli animi nostri dell'affetto d'amore negli inferiori inverso le cagioni superne, e noi amiamo tutto ciò che è spirituale, che è superiore a noi. Oltre a questo, ci dice appunto Ficino, oltre a questo tutte le parti del fuoco volentieri insieme s'accostano,
e così le parti della terra, dell'acqua e dell'aria insieme s'accordano. Questo è importantissimo. Nel Rinascimento questo è un pensiero molto importante. Tutto è intimamente connesso con tutto, no? Quella che poi sarà chiamata, appunto, che viene chiamata nel Rinascimento la magia naturale, no? Pensiamo a Giordano Bruno, il mago naturale che, siccome conosce, sa aprire i link della natura, perché sa che tutto, no, è un cosmo, è un'anima mundi, è un tutto collegato, un tutto connesso, e che se operi su una porzione di realtà automaticamente operi anche su un'altra porzione di realtà e di natura. E in qualunque specie d'animali, gli animali della specie medesima, con scambievole benevolenza insieme s'accostano. E qui l'amore tra le cose quali e simili si vede, no? Questa metafora della visione, del vedere, anche il termine lemma idea, no? Videor, l'idea ha più a che fare con, appunto, con la visione quasi che col pensiero, ma lì poi c'è tutta la differenza tra Platone e Plotino, che adesso non apriamo questo link. E qui torniamo allo Pseudo Dionigi, l'Areopagita, okay, che abbiamo visto, no? Anche nei video precedenti ne avevamo parlato. Per Ficino l'Areopagita è un profeta. Sì, perché per Ficino la Bibbia e le scritture platoniche, le scritture dei filosofi, sono pari grado, grosso modo. Non è che Platone è inferiore alla rivelazione, alle scritture. No. Per Ficino c'è appunto questa, no, questa pia filosofia o dotta religione, no? Filosofia e religione si equivalgono. Vedete, no, come in un certo senso prende la distanza da alcuni scolastici, pur riaffermando alcuni temi della scolastica. Ovviamente è un uomo del 400, ha necessariamente ancora un piede nella tarda scolastica. Attenzione a questa domanda. Ficino si domanda: chi potrà dubitare che l'amore non sia e in tutte le cose e in verso tutte? Chi? No, questo è anche Platone il Simposio. Platone il Simposio parla appunto dell'amore come forza superiore, superna, no? di Socrate, che ha imparato l'amore e l'amore gli ha insegnato una sacerdotessa, Diotima, no? Tutto un discorso sull'amore. Però c'è una differenza fra Platone e Ficino, ma non anteponiamo. E questo è quello che Dionisio Areopagita, lo pseudo Dionisio Areopagita per noi, nel libro dei nomi divini, secondo la mente di Geroteo, che era il suo maestro, così tractò e cita: l'amore divino, ovvero angelico, spirituale, ovvero animale o naturale, non è altro che una certa virtù di congiungere e unire. L'anima, no? Come medietas, l'anima umana può deificarsi, può, l'uomo è libero per Ficino, l'uomo può, come dire, rendersi simile al divino, alla divinità. E quindi l'amore divino, ovvero angelico, spirituale, ovvero animale o naturale, non è altro che una certa virtù di congiungere e unire, la quale muove le cose superiori a provvedere alle inferiori e concilia le cose quali a scambievole comunione. E ancora desta le inferiori, che alle più nobili le superiori si convertino. No, Ficino. Villa di Careggi, bisogna studiare per non imbestiarsi ma indiarsi, per diventare divini, per crescere, per svilupparsi. E questo è quello che disse Dionisio, lo pseudo Dionigi, l'Areopagita. Ci fermiamo qua, siamo a 20 minuti quasi, e diciamo solamente una cosa: senza questo
queste riflessioni ficiniane, Senza l'amore. Il cardinale Pietro Bembo non avrebbe scritto i suoi Asolani. Bembo lo ricordiamo appunto perché esportò il modello poetico petrarchista in tutta Europa, no? Come eravamo influenti all'epoca, e Michelangelo non ci avrebbe lasciato i suoi sonetti, no? I suoi sonetti, i suoi bellissimi sonetti, tardi sonetti. Ma tante altre influenze, come abbiamo detto, darà appunto, avrà a Ficino sui pensatori successivi del XVI e della prima metà del XVII secolo. Marsilio Ficino, con questa lettura concludiamo questo contributo video appunto sul platonismo e l'aristotelismo rinascimentali. Poi vedremo anche Pico della Mirandola, Giovanni Pico, il grande maestro di memoria, e poi Pietro Pomponazzi col suo De immortalità, sull'immortalità dell'anima, un titolo non a caso. Grazie della vostra attenzione. Se vi piacciono questi contenuti, andate a vedere anche gli altri video. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, lasciate domande, lasciate suggerimenti, permetteteci anche a noi di, no, di, come dicono i tedeschi, di verbessern, di migliorarci, lasciando anche critiche, naturalmente sempre, mi raccomando, costruttive e non sterili, non fini a se stesse, ma dei giudizi sintetici a priori, cantinamente parlando. E per il resto guardate sempre il link in descrizione, perché lasciamo sempre dei link su dei libri da acquistare per qualora vi pungesse vaghezza di approfondire queste tematiche. Grazie e alla prossima.